In questo tutorial andremo a vedere appunto come funzionano gli handler e i notify, ovvero come collegare ad un'azione, una seconda azione appunto utile alla prima. L'esempio più comodo è questo: andiamo ad installare un modulo di Apache. Allora, installa modulo svg, no, vsgi, facciamo sempre il nostro apt name, aspettate, vado a vedere qual è il codice giusto, ok, libapash-mod-svg, state present update cache yes, e fatto questo appunto lui installerà il modulo VSG, ma quando, come ben sapete, quando si installa allora questo comando praticamente è il famoso A2 end mode di Apache, quindi per attivare il modulo, solitamente entriamo nel nostro VPS o da terminale, lanciamo il comando A2 end mode. Appunto con Ansible questo è il codice, il comando corrispettivo. Però dopo aver attivato il modulo, solitamente Apache deve essere riavviato. Allora come facciamo a dirgli che Apache deve riavviarsi dopo aver installato questo modulo? Lo facciamo usando un comando che non usiamo più quindi una task, ma usiamo un handler, quindi nella stessa allineamento di task andiamo a creare appunto la sezione handler, quindi siamo qui sotto task handlers al plurale come per task, anche qui gli diamo un nome e il nome qua è molto importante, dopo vedremo perché, e lo chiamiamo restart Apache 2. Qua sotto mettiamo il service due punti, no, non mettiamo il service, ma mettiamo, ah, scusate, no, scusate, prima del task dobbiamo mettere un secondo comando che è l'attivazione, che è l'attivazione del task del modulo, quindi qua facciamo name, lo chiamiamo assicurati che il modulo VSG sia attivo, ok, cancelliamo un attimo l'handlers, questo lo vediamo dopo, assicurati che il modulo VSG sia attivo, poi chiamiamo un comando chiamato Apache 2 module, qua gli diciamo state uguale present e name, volendo anche qua possiamo tenere la nostra solita impaginazione e name appunto vsg, e appunto dopo averlo attivato dobbiamo dirgli di riavviare Apache, ma come abbiamo detto questo lo facciamo dopo perché prima andiamo a creare appunto l'handlers sulla stessa linea di task, come abbiamo detto, handlers, chiamiamo questo handlers restart Apache 2, come vi ho detto il nome qua è molto importante perché non è solo un riferimento, dopo vedremo il perché. Qua appunto mettiamo il nostro service, anche qui mettiamo il nostro service name due punti apache 2 e state restarted e dovremmo averlo tutto, ok? Ora abbiamo detto che dobbiamo in qualche modo notificare
Una volta che il modulo è stato installato, è stato attivato, dobbiamo notificare appunto ad Apache di riavviarsi. Qua abbiamo appunto costruito l'handlers che appunto comanda il riavvio, ma dobbiamo far sì che questa operazione comunichi con questa. Per farlo, qui sotto aggiungiamo una riga chiamata notify, due punti, e gli mettiamo il nome dell'handlers che vogliamo utilizzare, quindi mettiamo qui restart Apache 2. Fatemi vedere se combacia tutto con la prova che avevo fatto prima di fare questo tutorial. Sì, quindi fatto questo, dovrebbe appunto, una volta installato il modulo, in automatico tramite appunto il comando notify chiamare questo handler se riavviare Apache. Prima di provarlo ci colleghiamo in SSH al nostro, no, prima lo lanciamo e poi andiamo a vedere se il modulo è attivo. Quindi veniamo qui, lanciamo web. Siamo qui, aspettate un attimo. Ok, scusate, devo entrare nella cartella. Adesso qui lanciamo il comando Ansible Playbook e web server. Ok, Ansible Playbook, entriamo nella cartella Playbooks e lanciamo web server. Invio e ci ha dato errore, c'è un errore sotto host. Andiamo a vedere name apt, andiamo a vedere un attimo l'errore. Problema di sintassi, linea 2, colonna 3, tasks attivo, handlers attivo. Name, Apache Module. Allora, trovato l'errore, qui a name non ho messo il meno, quindi ora allineiamo un attimo in modo giusto. Ok, ora dovrebbe andare. Ok, sembra andare. Come vedete ora sta installando Apache. Ora verifica che Apache sia attivo, ora installa il modulo WSGI, si assicura che il modulo WSGI sia attivo, ma qualcosa è andato storto. Andiamo a vedere il problema. Allora, forse il problema dato da questo, proviamo a impaginarlo nel modo tradizionale, state present WSGI e name uguale WSGI, mentre notify rimane qui. Vediamo se così funziona. Vediamo un attimo la schermata. Ok, Apache installato, verifica che Apache sia attivo, installa modulo WSGI, assicurati che il modulo WSGI sia attivo, ha funzionato, fai partire l'handler, riavvia Apache e ora ha funzionato, quindi l'errore era dovuto al modo in cui avevo scritto la configurazione della patch module, probabilmente ok, quello scritto così funziona, però noi, allora aspettate che andiamo a correggerlo per vedere se funziona anche nel modo in cui l'avevamo fatto prima. Allora, questo abbiamo visto che funziona, questo
Qui lo identiamo un attimo, lo incolliamo qua sotto, andiamo a capo. E ora dovrebbe funzionare anche così perché prima erano tutti allineati, anche Notify era allineato qua sotto, mentre Notify deve essere allineato giustamente con name e Apache 2 module perché non è una sottocategoria di Apache 2 module probabilmente. Quindi ora proviamo a rilanciarlo, vediamo se funziona. Sì, infatti ha funzionato, niente, è solo un problema di scrittura del file YAML. Quindi, come avete visto, tramite Notify abbiamo attivato questo handlers e come vedete il collegamento è appunto il nome. Per questo tutorial è tutto, poi vedremo appunto nei prossimi tutorial come usare pienamente gli handler in Notify, facendo anche cose più complesse. Però per questo tutorial è tutto, come appena detto, quindi se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.